Ciao Quinte! Qui è la maestra Teresa e oggi parleremo dei Romani. La storia di Roma inizia nel X secolo a.C., quando i Latini, un popolo di agricoltori e pastori, si insediarono nei pressi del fiume Tevere. Secondo la leggenda, invece, Roma fu fondata il 21 aprile del 753 a.C. da Romolo, sul colle Palatino, nei pressi del fiume Tevere. I Latini erano un popolo di pastori che aveva deciso di costruire i loro villaggi sulle alture perché le pianure erano massane e paludose. Nell'VIII secolo, però, i Latini unificarono i villaggi e formarono un'unica città, Roma. La posizione geografica di Roma era molto favorevole per il suo sviluppo. La città era vicina al mare e questo le garantiva un clima mite e la possibilità di essere al centro di varie rotte commerciali. All'inizio della sua storia Roma fu una monarchia. Il re controllava l'esercito, amministrava la giustizia, era il sacerdote più importante e governava assieme al Senato, ovvero un'assemblea composta da uomini anziani, saggi e nobili. Roma fu governata da re per circa 2 secoli, ma secondo la leggenda i re di Roma furono solo 7. Il primo fu Romolo, il fondatore che lasciò ai Romani le leggi fondamentali. Il secondo fu Numa Pompilio. Favorì l'unione religiosa. Come sappiamo, c'erano tante religioni e stava per affermarsi anche il cristianesimo. Il terzo fu Tullo Ostilio. Fu un grande guerriero, sottomise alcune popolazioni allargando i confini di Roma. Il quarto fu Anco Marzio. Fu un amante della pace, ma dovendo conquistare territori per espandere i confini di Roma, si vide costretto a combattere di tanto in tanto. Il settimo fu Tarquinio Prisco, re etrusco, che fece prosciugare la palude della valle e fece costruire le prime fognature e una grande piazza al centro della città, chiamata Foro. Il quinto fu Servio Tullio, anche lui fu un re etrusco e fece costruire la prima cerchia di mura. Il sesto fu Tarquinio il Superbo, altro re etrusco, cercò di rafforzare l'unione tra etruschi e latini. La società romana era divisa in 2 classi sociali, i patrizi, che erano di origine nobile ed erano ricchi proprietari terrieri. E i plebei erano la maggior parte della popolazione. Erano uomini liberi che vivevano del proprio lavoro come contadini, allevatori, artigiani e commercianti. Alcuni plebei si mettevano al servizio di una famiglia patrizia in cambio di protezione. Vi erano poi gli schiavi, che erano prigionieri di guerra oppure plebei che non erano riusciti a pagare i loro debiti. Gli schiavi però potevano riacquistare la loro libertà pagando una somma di denaro e così venivano chiamati liberti. Grazie per l'attenzione, fantastiche quinte. Un abbraccio, maestra Teresa.